Marco capitolo 5, leggeremo dal versetto 25 al versetto 43. Leggeremo tutta la scrittura dal versetto 25 al 43 e considereremo un po' questa parola che è legata un po' ad un insegnamento che sarà il centro della meditazione che faremo tutti quanti insieme. Così è scritto in Marco capitolo 5, dal versetto 25 al versetto 43. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: "Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva." In quell'istante la sua emorragia ristagnò. Ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse: "Chi ha toccato le mie vesti?" I suoi discepoli gli dissero: "Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?" Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che le era accaduto, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: "Figliuola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male." Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: "Tua figlia è morta. Perché incomodi ancora il maestro?" Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: "Non temere, soltanto abbi fede." E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giovanni e Giacomo, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Entrando disse loro: "Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme." Ed essi ridevano di lui, ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina, e presela per mano le disse: "Talita cum", che tradotto vuol dire: "Ragazza, ti dico, alzati." Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore. Ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. È una parola che si potrebbe veramente meditarla e approfondirla in vari modi e in vari aspetti. Quello che ci fa comprendere questa parola è un incoraggiamento che ci viene da queste due testimonianze. Prima di tutto, una testimonianza individuale, la donna dal flusso di sangue, una condizione personale, un disagio. E non solo penso che è un disagio, ma era quasi come un'ultima spiaggia di questa donna. Aveva delle perdite di sangue e noi sappiamo che nel sangue c'è la vita. Quindi quasi questa donna non riusciva più a contenere la vita, perché aveva questo disagio che era un disagio che l'ha portata anche alla povertà, ad una difficoltà incredibile, perché non aveva più di come curarsi, perché anche i soldi che aveva speso per i medici, nessuno aveva potuto intervenire e fare qualcosa per questa donna. Quindi in questo noi vediamo qualcosa di molto importante nella vita di questa donna, che tante volte abbiamo parlato di ministeri, ho predicato su ministeri della sedia, ministeri dell'impermeabile che si fanno scendere tutto, ma qui c'è tante volte, non è tanto le cadute, fratelli, che noi prendiamo, non è tanto il cadere, non è tanto quelle volte che ci riconosciamo mancanti davanti a Dio, non è tanto quelle volte che abbiamo bisogno di ravvederci, di farci perdonare dal Signore, di riconoscere la nostra condizione. Ma delle volte c'è un ministerio
che purtroppo vive e fa più danni delle cadute ed è il ministero della rinuncia. Molte volte si rinuncia molto facilmente. Quando c'è una difficoltà, quando c'è un problema, quando c'è un disagio, si rinuncia subito, quasi come se si viene a mancare quella fede che noi dovremmo trattenere nel nostro cuore. Perché voglio parlare di una cosa importante. In questa donna si vede che non rinuncia, prende le poche forze che ha, lo dice la scrittura, proprio prende quelle poche forze che ha. Se io tocco solo il lembo della veste di Gesù, sarò guarita. Ha quelle poche forze nella sua vita. Proprio diciamo che è all'ultimo momento, non sappiamo ancora quanto tempo aveva questa donna, eppure non rinuncia, mette fede nel Signore e avviene un miracolo potente. Io ti voglio dire, sorella, fratello, lo diciamo alla Chiesa stasera, è importante, tu non devi puntare il tuo sguardo su quello che ti manca. Tu devi puntare il tuo sguardo e la tua fede su quello che hai. E voglio parlare bene di questa cosa, far capire bene questa cosa. Questa donna non aveva niente più. Neanche un sostegno, un sostentamento, aveva finito tutto. E aveva una situazione grave. Quindi non ha rinunciato, non si è scoraggiata, ma ha messo tutte quelle poche forze che aveva per andare a Gesù. E in quelle poche forze che aveva, il Signore ha compiuto un grande miracolo, che non solo la guarisce all'istante, l'ha guarita all'istante, non solo gli ha dato la forza di superare quella difficoltà che lei aveva nella sua vita, ma l'ha anche dato modo di testimoniare di quello che lei aveva ricevuto in quell'istante. A volte, fratelli, le difficoltà che noi abbiamo, gli ostacoli che abbiamo da superare, sono per la nostra crescita. Gli ostacoli che tante volte abbiamo, che ci vengono contro, sono per la nostra crescita, perché tante volte vengono proprio perché il Signore deve fare un lavoro sulla nostra vita. Anche Iario ha fatto un'esperienza incredibile con la sua famiglia. Gli avevano detto a Iario questa parola: non incomodare più il maestro. Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di accompagnarlo. Perché? Perché Iario aveva messo fede nel Signore. Sapeva che Gesù poteva operare. A volte ci sono quelle voci che ci vengono contro, proprio quando abbiamo delle difficoltà, che ci dicono quasi di rinunciare, come se Dio non potesse fare niente, come se Dio non potesse intervenire. E noi tante volte diamo più fede a queste voci, che a volte sono anche umane, fanno parte della nostra vita, delle nostre esperienze, invece di guardare a Cristo, invece di non rinunciare a quello che Dio ci ha promesso. Dio è l'Iddio dell'impossibile. Paolo poteva dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. In questa parola noi vediamo quello che c'è a casa di Iario, il ministero degli insoddisfatti. C'è anche quest'altro ministero, non solo quello della rinuncia, che si rinuncia presto, perché a volte non si vuole neanche crescere, neanche lasciare, perché dobbiamo lasciare. La donna dal flusso di sangue ha lasciato la sua condizione, ha lasciato la sua casa, ha messo quelle poche forze nel Signore, e nelle poche forze Dio ha manifestato la sua gloria. Iario, a casa sua c'era un ministero di insoddisfatti, si piangeva, dice la parola di Dio, c'era confusione, uno strepito, rumore fragoroso e disordinato. Eppure Gesù dice a questi qua: uscite fuori. Allora tante volte
Ci sono delle volte queste situazioni che noi viviamo nella nostra vita, un rumore, la confusione, non sappiamo dove mettere più, poggiare più la nostra speranza, la nostra fiducia, e prendono il sopravvento e la nostra vita diventa un ministero di insoddisfazione, sempre quasi che manca qualcosa, come quello lì che vede sempre il bicchiere mezzo vuoto ma non vede che è mezzo pieno. Dio non vuole chissà che cosa da noi stasera. Gesù non vuole chissà una grande fede, ma quel poco che abbiamo. Quel poco che noi abbiamo nel nostro cuore, mettiamolo nelle mani del Signore. Perché Iario ha visto anche lui un grande miracolo. Ma perché ha visto un grande miracolo? È stato ubbidiente alla parola di Dio, alla parola che Gesù gli aveva detto. Noi lì dobbiamo poggiare la nostra fede. Eppure quando ha messo fuori questa situazione, quando ha messo fuori tutta questa folla, questa confusione, quando ha messo fuori queste grida, quando ha messo fuori questo disordine, questo piangere, allora lì Dio è intervenuto, il Signore lì è intervenuto. Io non so se la tua vita è in un momento così, di disagio, di confusione, di difficoltà, forse ti stai piangendo anche addosso, perché cerchi, vai, hai quello zelo, quella spinta, ma poi rinunci al primo problema, alle prime difficoltà. C'è un insegnamento importante, fratelli, in questa parola, che ci porta anche un po' nel Vecchio Testamento. Vi ricordate la vedova? Quella vedova del profeta, uno dei discepoli. Guardate quanto si accosta tantissimo a questa parola, a questo insegnamento di Gesù. Quando Elisea è andata da questa vedova era in una situazione disperata. Aveva perso il marito, l'unico sostentamento. Il dolore c'era. Perché c'era questo dolore? Perché era anche nei debiti. Aveva molti debiti che non poteva neanche pagare. In più, per pagare questi debiti, i creditori dovevano venirsi a prendere i figli. Questa donna ha rinunciato. Questa donna si è abbattuta, si è messa a piangere su se stessa. Così ci dice la parola di Dio. Ci sono momenti difficili. Ma la parola del profeta, io voglio dirvi una cosa importante, sorelle, fratelli, veramente alla Chiesa. È vero che Eliseo è stato uno strumento, quando è andato da questa donna e gli ha detto «Che vuoi che io ti faccia?» Come si presentava Gesù. Era la figura del Cristo che doveva venire. È vero che Eliseo gli ha detto «Che cosa hai in casa tua?» E che cosa aveva questa donna in casa sua? Un vasetto, piccolo vasetto d'olio. Questo aveva questa donna. Un piccolo vasetto d'olio. Ma sulla parola del profeta, dello strumento, di ai tuoi figli, chiuditi in casa e chiedi a tutto il parentato, a tutte le persone, dei vasi. Vedete la grazia di Dio quando non rinunciamo al Signore, quando ci affidiamo non all'uomo. La donna non si è affidata a Eliseo. Eliseo è stato mandato dal Signore. Era un uomo di Dio, ascoltami bene. Ma non si è appoggiata sul Eliseo la donna, si è appoggiata sulla parola che Dio gli ha dato attraverso Eliseo. E lei lì non ha rinunciato a quella parola, l'ha custodita nel suo cuore, ha avuto fede. Quel poco che aveva, non quello che gli mancava, non il marito, questo dolore che stava vivendo insieme ai figli, non ha pensato ai creditori. E come faccio? Sì, ma tu mi hai dato questa parola, ma io ho un vasetto d'olio a casa. Come posso io sperare in questo, in quello che tu mi stai dicendo? Il problema me lo devi risolvere adesso. A me mi serve qualcosa adesso. No,
La donna non ha rinunciato alla parola che Dio gli aveva dato attraverso il profeta. E su quella parola, fratello, sorella, che Dio ci dà, se noi riponiamo la nostra fiducia, noi non verremo delusi mai dal Signore. Perché a volte siamo noi che rinunciamo. Che è successo nella casa di questa donna? Alla parola di Dio che gli aveva dato, l'ha custodita, l'ha tenuta ferma. Dio ha fatto un grande miracolo. L'olio si è fermato quando tutti i vasi sono stati riempiti. Dio non vuole chissà che cosa. Dio è l'Iddio delle piccole cose. Quello che hai, forse tu pensi di non avere niente, come diceva quel padre. Aggiungimi la fede. Io ho poca fede, aggiungimi la fede. Se ne potrebbe parlare tante, di tanti miracoli che avvengono in questo modo senza rinunciare. Pensate, voglio condividere con voi, fratelli, questa parola. Pensate ai quattro che hanno portato sul lettuccio il paralitico. Chissà, forse prima di partire avevano uno zelo, una fede. C'è Gesù, andiamo lì, sicuramente il Signore guarirà questo nostro amico. Guarirà questo paralitico che è nel bisogno da tanti anni. Non può camminare. Abbiamo ascoltato, abbiamo sentito di tanti miracoli che Gesù ha compiuto. Chissà con quanto zelo sono partiti. Ma poi le difficoltà, la folla. Hanno dovuto salire sopra il tetto. Sopra il tetto hanno dovuto rompere, ma dove l'hanno calato sono stati aiutati proprio, hanno avuto desiderio di calarlo dove c'era Gesù. Allora quando noi non rinunciamo, quando noi abbiamo fede in Dio, quando noi continuiamo a sperare in Dio, anche su quel poco che abbiamo, noi raggiungeremo il Signore e il Signore ci benedirà, ci farà vedere un grande miracolo sulla nostra vita. Quello che Lui ha preparato. Non possiamo rinunciare proprio quando proprio Dio vuole iniziare un lavoro, soprattutto su questi quattro. L'unità ci parla della preghiera. Chissà, forse tra di loro hanno detto: mamma, come facciamo qua? Potevano rinunciare, erano giustificati. Mi dispiace, non possiamo più. È impossibile arrivare da Gesù. Ma non hanno rinunciato. Non sono rimasti nell'insoddisfazione, ma hanno continuato ad andare avanti. Noi non ci possiamo fermare, fratelli, noi tante volte ci fermiamo, sorelle, facilmente, rinunciamo facilmente. Quando ci sono delle difficoltà, a volte vengono, è vero, ci sono tante difficoltà, tante situazioni che dobbiamo affrontare. A volte come Pietro diciamo non abbiamo pescato niente, ci siamo affaticati tutta la notte, eppure sulla parola di Gesù, che cos'hai? Una rete vuota, buttala sulla destra. Il Signore non vuole farci vedere quello che non abbiamo, noi abbiamo tanti progetti e sono anche progetti buoni. Ma forse il Signore ci sta dicendo: poni l'attenzione su quello che hai, sull'opera che ho iniziato in te. Perché su quello che hai, anche se poco, Dio è capace di moltiplicarlo. Che disse ai discepoli? Chi avete? C'erano 20.000 persone lì, che avevano fame. E Gesù che disse? Che avete? 5 pani e 2 pesci. Questo è quello che è la fede che dobbiamo avere. Noi non dobbiamo rinunciare, perché se rinunciamo, noi non possiamo vedere l'opera gloriosa di Dio che vuole fare sulla nostra vita. Non possiamo poggiare sull'uomo, su un pastore, su un anziano, su un diacono, anche se Dio li usa. E vogliamo pregare perché li tenga sempre fermi sotto l'unzione dello Spirito Santo, sotto la guida del Signore. Ma noi dobbiamo poggiare la nostra fede sulla parola di Dio, se no veniamo meno, rinunciamo, perché verremo sempre delusi. Colui che non delude è la parola di Dio, e la parola di Dio si è fatta carne proprio per venire in mezzo a noi
E oggi ne possiamo godere perché Cristo ha pagato il prezzo. Alleluia! E ha pagato il prezzo per darci questa possibilità stasera di continuare ad ascoltare l'incoraggiamento che ci viene dato dalla parola di Dio. Ci sono troppe rinunce, troppi insoddisfatti nel popolo di Dio, ma io so che la gioia del Signore fa traboccare i vasi. La gioia del Signore va al di là di quello che domandiamo e pensiamo. Il Signore va al di là, ci sostiene, dice la parola di Dio, che la parola di Dio sostiene tutto il creato, alleluia! E come può non sostenere la nostra vita, che siamo il centro dell'amore di Dio, dell'opera di Dio? Voglio concludere con una cosa che mi ha toccato tanto, e sono rallegrato, fratelli. Vi ricordate Faraone? Non rinunciava, il nemico non rinuncia neanche lui alla tua vita. Vuole toglierti, vuole abbatterti, vuole toglierti la speranza, la forza che viene dal Signore. Non rinuncia, il nemico non rinuncia a coloro che si accostano, che con costanza vanno avanti nonostante le difficoltà, perché sanno che la forza viene dal Signore. Eppure Faraone, quando cercò di farlo andare, disse a Mosè: vabbè, lasciaci gli animali, lasciaci il gregge. E Mosè disse: no, mi dispiace, perché io devo arrivare in quel posto ad offrire al mio Dio, al mio Signore, e quando arriverò in quel luogo io non so quale animale gli servirà per il sacrificio. Quindi noi dobbiamo veramente custodire quel poco che abbiamo e andare avanti, perché poi quando arriveremo in quel luogo dove Dio ha stabilito e noi offriremo al Signore, Dio ci farà vedere la sua gloria sulla nostra vita. La guarigione, la liberazione, la salvezza. È un messaggio di incoraggiamento questo qui, di grande incoraggiamento. Si rinuncia troppo presto, fratello, sorella, anime care, anche alla Chiesa io parlo. Si rinuncia troppo presto. Nelle difficoltà ci arrendiamo facilmente. Pensate un po' a questi cari che Dio ci ha lasciato attraverso l'opera dello Spirito Santo. Non hanno rinunciato, eppure avevano problemi grossi, difficoltà grosse, ma non hanno rinunciato. E questo è un incoraggiamento per noi. La nostra speranza viene dal Signore. Quando erano sul lettino, prima che arrivassero con il paralitico, dice che Gesù era lì e la sua potenza era con lui per operare miracoli. Ma c'erano scribi, farisei, la folla, il popolo. Eppure era lì Gesù per compiere miracoli. Pensate un po', Dio è lo stesso. È in mezzo a noi stasera per compiere miracoli, per cambiare la tua vita. Tu ci credi? Ci crediamo stasera, fratelli? Forse c'è qualcuno che ha rinunciato stasera. Forse c'è qualcuno che ha bisogno veramente di riprendere di nuovo le forze nel Signore, di non guardare a quello che gli manca, perché a noi ci mancherà sempre qualcosa. Solo quando saremo con il Signore saremo pienamente soddisfatti nell'eternità. Forse stai vivendo proprio un periodo di insoddisfazione nel tuo cuore, un vuoto, come quella donna dal flusso di sangue. La vita andava via, c'era un vuoto, era debole, non riusciva neanche a stare in piedi. E noi sappiamo, noi che veniamo dal peccato, sappiamo che significa. La vita che se ne andava giorno per giorno, eravamo uomini vivi ma morti, eravamo morti, camminavamo ed eravamo morti, perché la vita andava via, non sapevamo neanche qual era lo scopo della nostra vita. Eppure quando è entrato Gesù nella nostra vita, Egli ci ha dato la vera vita, ci ha innestati in Cristo Gesù, l'Onnipotente Dio. Colui che è risorto, e come Lui siamo risorti anche noi, a nuova vita. Allora non rinunciamo. Stasera è un messaggio per te personalmente, per me
come mi ha parlato il Signore. Non puntare gli occhi sullo strumento. Lo strumento è un uomo come te. Punta gli occhi sul Signore, sulla parola che ti ha data. E abbi fede alla parola che ti ha data. Come con quella vedova. Che cos'hai in casa? Che cos'hai nel tuo cuore? Stasera che cos'hai nel tuo cuore? Forse pensi di non avere niente. Rispetto agli altri? Stai misurando rispetto agli altri? Pensi di non avere niente? Sappi una cosa, e questo te lo dico nel nome di Gesù. Te lo dico nel nome di Gesù. Tu sei prezioso per Dio. Sei talmente prezioso e preziosa, siamo talmente preziosi che Dio ha dato l'unico figlio per la nostra vita. Non ha risparmiato il figlio, Cristo Gesù, il Signore. Quindi ti voglio incoraggiare. Vogliamo cantare un cantico? Accostiamoci in preghiera. Quel poco che abbiamo, fratello, sorella, io non lo so. Se tu hai rinunciato e Dio sta parlando proprio al tuo cuore e ti sta rinnovando ancora le promesse che hai ascoltato attraverso la predica, la parola di Dio, la meditazione, la preghiera. Dio parla in tanti modi. Non parla solo attraverso il pastore, i fratelli, gli anziani, i consiglieri. Dio parla attraverso tanti modi. Si serve di tante cose pur di raggiungere la nostra vita. Se tu sei insoddisfatto, se hai rinunciato, aggrappati alla parola di Dio. Aggrappati al Signore. Perché proprio quando non rinuncerai, tu arriverai dove Dio ha stabilito che arrivassi. E proprio lì nel segreto ti benedirà grandemente, perché hai superato la prova.